Ciao a tutti ragazzi, sono Liruzza, bentornati sul canale. Oggi ragazzi video a tema Topolino e come promesso ragazzi, vi avevo detto che vi avrei portato ovviamente le recensioni appunto dei numeri che mi mancavano, chiaramente perché sono partito, per cui ve li sto portando direttamente dal mare. Classico video, ovviamente vedrete tante nuove scene, anche nuovi contenuti. E per tutti quanti, ragazzi, settembre sarà il mese di ricarica, appunto con nuovi video inerenti appunto alle figure, anche perché il 30 settembre esce finalmente l'album, un po' più in là, vediamo se riesco a prendere uno prima dei Mondiali di Qatar. Ovviamente usciranno anche uscite delle edicole che vi porto sul canale, soprattutto dal numero, ho deciso che dal numero 3500, quando se arriviamo fra 12 numeri, ci saranno le recensioni del topo che usciranno direttamente il mercoledì, quindi avremo notizie fresche, fresche, fresche. Per cui ragazzi, oggi se ci guardiamo un mazzettino di carte che ho aperto perché dovevo fare una partitella, vi ricordo che vi potete iscrivervi ovviamente sul canale se non siete iscritti. Per cui adesso ragazzi, sigla e poi ci vediamo appunto con i due topolini. Allora ragazzi, eccoci qua tornati. Abbiamo da farvi vedere, anzi ho da farvi vedere questi due topolini, il 3481 e il 3482 del 17 agosto. E questo era nel cartello gioco. Fondamentalmente ragazzi, perdonatemi, ovviamente le carte le ho già aperte perché come vi dicevo le ho usate. Fondamentalmente sono uguali quelle di Sivia Zicche al mazzo rosso, tranne che chiaramente differiscono per il bordone, per il retro che è nero. Quindi come al solito ragazzi, ci sono Topolino Re, cioè le figure sono quelle che abbiamo visto, l'asso di Tabeta, l'asso di picche Nonno Bassotto, Regina dei Cuori, Minnie, il Jack di quadri Paperino, ovviamente nel senso filo sganga, picche Amelia, poi c'è Archimede, asso, poi c'è Paperina, Regina, quindi come vedete, nel senso le figure sono sempre uguali, vedete Pippo, Jack di cuori, sgrinfia, Jack di fiori, ovviamente adesso manca, credo, ovviamente i due Jolly, Archimede e Paperoga, Silvia Zicche chiaramente, per cui non cambia, abbiamo completato finalmente il set, ovviamente è un bel set comunque da avere in collezione, soprattutto sono belle le illustrazioni, ovviamente fatemi sapere voi che cosa ve ne pare. Andiamoci a vedere un pochettino quelle che sono i due topolini, il 3481, come detto, bella la copertina estiva. Ovviamente, come al solito, vi mostro nel finale appunto che c'è d'Ippolito la copertina. Tra l'altro, tipo topolino molto molto interessante, le storie di questo fumetto appunto sono Mercoledì di Pippo, un grande ritorno delle storie del Mercoledì di Pippo. Tra l'altro ragazzi, se ve le siete perse, nel senso molti anni fa c'era questa rubrica, chiaramente Topolino presenta delle storie interessanti che poi vanno a raccogliere per tematiche. Il Mercoledì di Pippo era nelle storie dove Pippo raccontava a Topolino quelle che erano delle storie veramente assurde. Topolino faceva fatica, ovviamente essendo molto rigoroso, a starci al gioco. Anche qua addirittura si inventa una storia con Topolino che è protagonista di una serie televisiva, quindi proprio lui è dentro il personaggio che cerca di uscire, anzi molto molto particolare. Topolino sembra resistere alle assurdità di Pippo, salvo poi dopo scoppiare quando arriva a casa. Poi c'è Paperino in vacanza con Gino, simpatica storia dove appunto c'è questo Gino che è un pupazzo, appunto, pinguino, che ovviamente è diventato un influencer, quindi foto, quelli che si chiamano i Toy Voyager, quindi i giocattoli che viaggiano, ha un account dove si fa delle foto, appunto, e lui gira. Ovviamente Paperino sfortunato perde il pinguino, per fortuna ci sarà Paperina che riesce a risolvere la situazione. Con tanto che però alla fine il proprietario di questo di Gino sarà molto contento e lascerà il pinguino ancora a Paperino, ovviamente per le vacanze
fargli fare foto per tutto il Carisota. Poi ovviamente l'avevo saltato, ma chiaramente c'è Paperinicchi, la Torre d'Oro 3, l'episodio 3, quello conclusivo, che è veramente mi ha interessato molto. Ovviamente c'era questo confronto negli altri due episodi tra Rocker Duck, Paperone, per il possesso appunto di questo castello della Torre d'Oro, per appunto cercare quelle che erano le, come vedete, quello che cercava, si cercava appunto della proprietà di Spoctius Spectrus del castello, appunto perché pensavano che ci fosse l'oro di Francis Drake. Chiaramente, per stare dentro il castello, bisognava, per ottenere la proprietà, i personaggi dovevano stare all'interno del castello una notte. Paperinik ha fallito la missione perché si è dimenticato di timbrare il bigliettino e ovviamente alla fine ha perso, ma di fatto poi dopo i lavori dei nostri eroi non sono riusciti a trovare, quindi appunto i nostri ricchi che avevano comunque avuto la gestione del castello a patto che facessero, lo rinnovassero, quindi lo restaurassero. Alla fine Paperone non annusa e non trovano l'oro, quindi alla fine di fatto il castello resta, poi decide di lasciare a Paperini, che si scopre che poi l'oro è stato utilizzato per il faro di Paperopoli. Un'altra storia simpatica è il Topolino e Ferragosto a 3, dove appunto ci sono Gamba di Legno, Basettoni e Topolino che si ritrovano fondamentalmente a casa per Ferragosto per motivi differenti. Storia breve però rilassante. Poi questa è la classica storia Paperoga, seguire attentamente le istruzioni, quella classica sì, con solo le immagini, dove appunto Paperoga poi deve costruire una cuccia, ma non ce la fa. E l'ultima, ragazzi, Paperino l'amico scomparso, Archimede è scomparso, ragazzi, tra l'altro molto interessante perché vista così ero rimasto un po' spiazzato su quello che era il pianeta Ramingo del numero precedente, ovviamente vi lascio in descrizione. In questo caso si scopre alla fine che questa è una storia di collegamento e l'ho apprezzata molto perché Archimede non si trova, Paperino lo deve cercare perché gli viene chiesto appunto di ricercarlo, perché appunto Topolino poi chiederà, si scopre che chiederà di ricercare Archimede. E alla fine, ragazzi, questa storia che sembra non avere collegamenti si scopre nel finale che avrà un collegamento importante con la storia del pianeta Ramingo e con quello che sarà Minaccia allo Spazio nell'episodio del numero successivo. E con questo, ragazzi, passiamo a questo bellissimo 3482 che, come avevo promesso, avrei unificato. Per prima cosa, ragazzi, copertina di Freccero, ovviamente. Le storie per appunto questa copertina, ci sono Topolino che è protagonista assoluto di questa storia, perché ci sono il dottor Enigma, appunto Atomino Bip Bip, dopo la scoperta del pianeta Ramingo del 3480, dove Pippo trova questo fantomatico pianeta che sta andando a cozzare contro la Terra. Allora c'è questa storia qua che appunto i nostri eroi hanno una settimana di tempo per disinnescare questo pianeta Ramino, e per farlo stanno il nostro dottor Enigma e Atomino Bip Bip stanno costruendo un bombatrone. Ovviamente c'è il collegamento della storia precedente, dove ritroviamo Archimede, Paperino e Topolino, quindi un'unificazione dei personaggi appunto di tutto. Quindi questa è la prima storia, molto bella, infatti non vedo l'ora di seguire, anche perché è ricca di pathos. Vedremo come finirà. Ovviamente è bello vedere interagire Topolino e Paperino nella stessa storia. Poi c'è le gemme Bislacco che acervo faunistico, dove Newton, il buon nipote di Archimede Pitagorico, si ritrova con una sua invenzione a ideare degli animali olografici, che poi olografici non sono, quindi creano un po' di disastro. Devo dire la verità, non mi ha fatto impazzire, è una storia che però avrà un seguito, vedremo come finisce. Poi c'è questo interessante papero Gate di Creta, l'invasione vacanziera, dove si va nell'antica Grecia. Molto belle immagini, queste immagini che vi faccio vedere,
dove c'è una sfida appunto che richiama molto Atene contro Sparta, dove in questa storia c'è la sua Paperoga che è Paperogate e idealizza, quindi crea assieme a Ciccio di Salamina questi fantastici momenti di quelle che sono le vacanze. Vedete, qua c'è la creazione addirittura di un parco acquatico. In pratica, gli Spartani cercano la battaglia. Lui, in qualche modo, con colpi casuali, idealizza addirittura creando la sfida uno contro uno. Lui sceglie di sfidare la beach volley, quindi chiameranno beach volley questo sport, fino alla nascita delle vacanze. Per cui, di fatto, come vedete, ci sono ideazioni di vari elementi. Tanto da chiamare appunto addirittura nel finale i nostri eroi creano il fumetto, come vedete qua, per stare a leggere tranquilli sotto l'ombrellone. Andiamo avanti, ovviamente con la prossima storia. Quindi ci sono le ultime due storie che sono di Mickey 2.0, dove c'è una ripresa di questo, tra virgolette, mondo del futuro, dove, come vedete nell'anteprima, ragazzi, si parla appunto del ritorno al futuro della Topolinia del futuro, che era già uscita nel 3385-87. In questo caso si ritorna con un Topolino del futuro che si ritrova, tra virgolette, a fare l'impiegato in un'azienda dove lui di fatto non sa bene che cosa deve fare, la Ulight Corporation. I capi della Ulight cercano appunto di ideare una falsa rapina che il topolino, discendente del topolino attuale, dovrebbe sventare. Alla fine, in qualche modo, arrivano dei ladri veri e lui riesce comunque a sventare. Si scopre che però è tutta una macchinazione di macchia nera del futuro. E nella successiva storia, quella di Blackout, si scopre che poi di fatto alla fine questo che era il mondo del futuro era una ideazione di macchia nera per indebolire il vero Topolino, modifica appunto le persone. Tra l'altro, poi dopo Topolino comunque lo riesce a sconfiggere e toccandolo riesce a risvegliarsi da questo mondo parallelo, era una realtà che aveva creato. E praticamente è stato un sogno condiviso da parte di Macchia Nera per i vari personaggi, quindi tipo ha sfruttato tutti i personaggi di Topolinia per arrivare a questa situazione qua. E alla fine Topolino comunque esce vincitore e si ritorna alla realtà. Quindi un po' uno stratagemma particolare, apprezzato nel senso come stile di storia, non m'hanno fatto impazzire, dico la verità, le due storie finali, però sono chiaramente gusti personali. Per cui, ragazzi, per questo video è tutto. Nel prossimo video troveremo invece la recensione del 3483, perché mi interessa molto Cornelius Vancut e gli episodi dell'esilio di Vancut, e poi ovviamente c'è il secondo episodio di Minaccia allo spazio, per cui tanta roba. Per questo video è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video.